Durante la manifestazione organizzata dal Comune di Agropoli riguardo il premio Agropoli Città dello Sport, dove sono state premiate le eccellenze calcistiche, tanti sono stati i commenti di apprezzamento da parte dei presenti al sindaco Franco Alfieri, ex primo cittadino di Agropoli, per il sostegno che non ha mai fatto mancare allo sport agropolese e in particolare alla squadra dell'US Agropoli. Penso che una giornata come oggi, una giornata storica, una giornata bellissima, rappresenta per noi penso una giornata da scrivere nelle annali dell'Agropoli, perché abbiamo la massima espressione del calcio d'Italia, qui l'amico Gabriele Gravina, abbiamo la massima espressione del calcio campano con il presidente Zigarelli, abbiamo la rappresentanza di una persona speciale che Angelo Fabiani, l'amico Angelo Fabiani, consentitemi di fare un ringraziamento particolare di dove è partito per arrivare qui oggi a avere questa platea, nobilissima platea, di cui ringrazio il sindaco sempre per l'ospitalità, la vicinanza, l'attaccamento che ha per la città, per la squadra, ma mi consentirà di ringraziare l'amico Franco Alfieri, che è stato lui che ha generato, lui che ha creato questa iniezione dentro di me e dentro l'entusiasmo del calcio. Quando arrivai stava in promozione, la portammo ai vertici della società, abbiamo lottato per le Serie C all'epoca, però abbiamo dato il massimo, abbiamo costruito, penso, altrettanto abbiamo fatto un tratto della storia calcistica molto bello. C'era l'entusiasmo e spero che questo, naturalmente anche con l'avvento della nuova società, in quale faccio veramente un fortissimo in bocca al lupo, siate altrettanto bravi con forte abnegazione a trascinare la gente a venire allo stadio. E aggiungo, se tutto ciò naturalmente oggi è possibile, perché vedete questo parterre di persone che a me naturalmente stanno a cuore e siamo naturalmente ci possiamo annoverare della loro presenza, e grazie anche a tutti coloro che fanno i sacrifici per portare avanti queste squadre anche nel mondo, soprattutto nel mondo dilettantistico, e vanno annoverati sicuramente come presidente Tavassi, il presidente Maurizio Puglisi, il quale saluto affettuosamente, una persona che gli auguro ogni bene, con la stessa Calpazio, la stessa Poseidon, alle società qui vicino a noi, perché solo grazie agli sforzi di queste persone, dove sottraiamo i valori, il tempo alle proprie famiglie, alle proprie aziende, per dedicarle naturalmente a scopi sociali e calcistici, ci permette naturalmente di poter arrivare a questi risultati. Io oggi penso di aver vinto lo scudetto, sono un uomo contento, felice, semplicemente per aver tagliato un traguardo di 100 anni per l'Agropoli. Quindi è con la presenza naturalmente delle massime espressioni calcistiche. Oggi si festeggia il ricordo di 100 anni dell'US Agropoli. Io ho accompagnato questi 100 anni con i miei 10 anni da sindaco, e anche prima e anche dopo, perché sono un po' l'asso nella manica quando c'è qualche difficoltà. Nicolino Volpe, gli amici dirigenti, sanno che possono contare su di me. Sulla questione sport poi è innegabile che io ho puntato molto sulle strutture sportive, costruendole, perché oltre ad assicurare un diritto è una leva per il turismo, quindi lo sport è una passione che porta gente e quindi porta in alto il turismo.